Sono state Fiammetta Hauser e Giulia Erneri con in braccio il figlio Carlo Alberto Avarino, ovvero le nuove generazioni, a scoprire ieri nel foyer del Politeama Rossetti il busto in onore del loro bisnonno e trisnonno Ugo Erneri. La figura di nonno è una figura straordinaria, eccezionale. Credo sia stato uno dei più grandi uomini del secolo scorso. Quindi essere qua per ricordarlo, essere in tanti a ricordarlo, è sicuramente un fatto molto toccante. Alla fine degli anni 60, il fondatore del Lloyd Adriatico di fatto salvò il Politeama Rossetti dal degrado cui era precipitato, restituendolo alla città con un intervento di restauro costato allora sul miliardo di lire. Ci sarebbe stato un destino infausto per il teatro, si parlava di demolizione, si parlava di rendere la zona di posteggi, si parlava di speculazioni edilizie. E grazie a questo intervento provvidenziale è stato restituito alla città e a un territorio più ampio, perché ricordiamo che il Rossetti si rivolge a un territorio ben più ampio rispetto a quello della città di Trieste. Sai, io amo questi personaggi, Leonardo Del Vecchio, Cimo Lais, Danieli, i grandi, Ugo Erneri, pensa che questo riesce a inventarsi il Lloyd Adriatico Assicurazione, ti ricordi qualcosa di straordinario, e dopo naturalmente hanno regalato alla città, come i Revoltella, Erneri, hanno regalato qualcosa di straordinario a suo tempo questo teatro che, come ben sai, è uno dei migliori teatri d'Italia. E anche la scelta di posizionarlo nel foyer, quindi come simbolicamente per far capire e far vedere al busto che verrà esposto tutte le persone che ancora oggi frequentano questo teatro, è sicuramente qualcosa di positivo e di bello. Non a caso il presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha scelto la giornata di ieri per la cerimonia, il giorno in cui Giorgio Erneri, figlio di Ugo e fondatore di Tele4, avrebbe compiuto 100 anni. Il forte legame tra padre e figlio è stato ripercorso dal direttore del Teatro Stabile Paolo Valerio, che ha letto alcuni brani che lo stesso Giorgio Erneri aveva dedicato al padre. Una cerimonia che è stata anche un momento sentito e sincero per riflettere sul concetto di mecenatismo culturale, di cui l'intervento di Ugo Erneri a favore del Rossetti fu uno degli esempi più notevoli, importanti e, perché no, da trasmettere a futura memoria. Un rapporto, quello di Ugo Erneri con Trieste e il Rossetti, incentrato soprattutto nel senso dell'italianità. Il Politeama Rossetti, sotto l'Austria, era il ritrovo degli irredentisti. E per questo ha tenuto il nonno molto attaccato a questo stabile. Non dimentichiamo che il nonno era orgogliosissimo di tante cose, ma in particolare di essersi arruolato volontario durante la prima guerra, condannato a morte in contumacia, e quindi sicuramente il richiamo del irredentismo del Rossetti lo ha indotto a fare quest'opera di grande mecenatismo.